Io mi chiamo Loris Liut, il cognome friulano che sembra straniero. Vengo dalla provincia di Parma, un piccolo paese che si chiama Borgo Val di Taro. Ho 47 anni. La situazione era drastica, nonostante io cercassi di curare l'igiene, è subentrata la parodontite, la perdita dei denti che ammalavano quelli a fianco, uno dopo l'altro, la masticazione sulle gengive, quindi, e poi oltre a un fattore meccanico, proprio c'è un fattore estetico, quindi inizi a stare sempre a bocca chiusa e quindi inizi a avere anche un impatto sociale molto, molto forte. Quindi cerchi di limitare i contatti, cerchi di limitare le uscite, cerchi di limitare soprattutto quello che è il tuo biglietto da visita, il sorriso, perché un buon sorriso non fa nient'altro che accentuare il sorriso dei tuoi occhi e viceversa. Quindi è un ottimo biglietto da visita. Sono andato a fare un preventivo in Croazia, quindi un viaggio, perché comunque avevo amici e parenti che 15 anni fa, parliamo or sono, c'era il turismo dentale verso la Croazia, e però erano viaggi della disperazione, io li chiamavo, perché partivano in mattinata, facevano 400-500 km, facevano i lavori odontoiatrici, tornavano in giornata, quindi con dei mal di denti assurdi, ho detto non sono disposto, non riuscivo a oltrepassare questo step, quindi Croazia l'avevo bocciata. Dentisti attorno a me più che altro erano proibitivi i costi, e soluzione comunque non, cioè con dei piani di cura biblici da definire, 2, 3, 4 anni, ma non si parlava di impianti, si parlava ancora di ponti, protesi fisse, protesi mobili, protesi parziali, che non erano mai comunque delle soluzioni definitive che ti facevano accendere quella lampadina da dire ok, mi butto nelle tue mani, mi fido di quello che mi stai dicendo. Io a Chisinau ci sto bene, ho trovato degli amici. Ho trovato, non ti dico una seconda famiglia, però mi sento a casa. Impari a voler bene delle persone che ti vogliono bene fin da subito, perché loro sono qua e c'è un valore aggiunto che è inestimabile, che non apprezzo, perché tutte le persone che sono qua lavorano in armonia, in sinergia, ma col sorriso, ma quel sorriso che non sono obbligati a farti, ma quel sorriso che gli viene dal profondo del cuore. Quindi tutto ciò che è stato costruito qua ha un perché. È stato fatto un grande lavoro di gruppo, d'equipe, e grazie ad ognuno di voi che ciò è possibile, quindi ognuno di voi fa un lavoro che è importante. Insomma, per dirla tutta, in 5 giorni avevo i provvisori montati. Quindi sono arrivato di mercoledì, venerdì ho subito l'intervento, il venerdì pomeriggio, il martedì sera il mio protesista Eugenio mi aveva montato i provvisori, che è stato il primo grande traguardo, era una cosa inimmaginabile che in una settimana, da quando avevo messo i piedi in terra a Chisinau, io ripartivo con gli impianti fatti, i denti provvisori, pronto per mangiare e già una bocca predisposta alla salute, perché comunque i problemi erano stati risolti.